Non possiamo più sfuggire ai nostri sentimenti ormai. Ma ti rendi conto che è impossibile, Gianluigi? Siamo due persone troppo diverse. Io sono una contadina, non vado bene per te. A me non importa. Ma che dici? Sono anche cieca. La nostra storia non può avere un domani. Topazio, tu non hai fiducia in me. Senti, noi dobbiamo cercare. Dobbiamo riuscire a capire quello che c'è dentro di noi. La mia vita è stata facile. È stata molto semplice, molto chiara. Non è una vita che mi sono fatto io, è una vita che mi hanno programmato. Capisci? È una vita senza problemi, senza mai emozioni, senza passione. E ora che ho incontrato te, ogni cosa vacilla, ogni cosa perde di significato. E nascono in me sentimenti nuovi, desideri nuovi che non avevo mai provato. È questo che io sento per te. Deve essere molto triste per te, non è vero? No. No, al contrario. Invece è meraviglioso. Se noi due vogliamo sapere se davvero ci amiamo, dobbiamo continuare a vederci, Topazio. A vederci. Sarebbe bello poterti vedere. Ma sei caldissimo. Come se avessi la febbre, Gianluigi. Gianluigi. Comportato come uno stupido e sono stato cattivo. No, Giampaolo, non è vero. Come no? Sì, invece, amore mio, è così. Sono stato accecato dalla voglia di averti tra le mie braccia, di baciarti, di accarezzarti. Invece quello di cui hai bisogno in questo momento è dolcezza, affetto, la sicurezza di poterti fidare di qualcuno. Qualcuno di cui fidarmi adesso. Davvero? Sì. Ti fidi di me? Sì. Adesso mi fido di te. Ti ringrazio. Non mi ero mai sentito così. E lo sai perché? Perché? Perché guardandoti negli occhi mi sento come... non so, proprio come un'emozione nuova. Adesso anch'io posso fidarmi di qualcuno. Adesso anch'io posso credere nell'amore. E mi sento tanto felice. Credimi, è vero, sento che forse non ho più bisogno di niente. O forse sì. Vorrei che questo amore durasse per l'eternità. Isabella, non mi fai entrare? È molto tardi. Giusto. Domattina ti devi alzare alle 6 per andare a lavorare, non è vero? Se arrivi in ritardo, il tuo capo ufficio di sicuro ti pianta una grana e tu perdi il posto. Non te lo puoi permettere. Facciamo così. Tu adesso lasciami entrare. Ti insegno un modo infallibile per non addormentarti prima di andare a lavorare. Ma che cosa dici? No. Isabel. Ciao, Francesco. Isabel, voglio vedere la camera in cui dormi. Per favore.
Voglio vedere il tuo letto, amore. Sì, e voglio sapere come dormi. Se dormi con il pigiama. Se dormi con la camicia da notte. Francesco. Oppure se dormi senza niente. Come dormi? Dipende. Se mi fai salire, ti prometto che me ne andrò via presto. Te lo giuro, quando spunterà il primo raggio di sole, sarò già lontano. Vieni, andiamo. Francesco. Sì. No, per favore. Maria, io vi amo.